Bentrovato, ti presento un'opera, un mosaico del V secolo che si trova nella navata centrale della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. E si tratta di quell'episodio che vedremo oggi insieme, è l'episodio che tratta dell'Annunciazione di Maria. L'Evangelista Luca racconta come Dio Padre invii l'Arcangelo Gabriele in un'umile casa di Nazareth a una fanciulla, una ragazza, per affidargli un messaggio straordinario. Chiede la sua disponibilità perché lei diventi la madre del figlio suo, Gesù, il figlio di Dio, che decide entrare nella storia, entrare nel mondo, incarnarsi tra gli uomini per condividere il destino di ogni uomo. L'antico mosaicista infatti rappresenta Maria seduta su una pedana mentre tiene sotto il braccio un fuso e sta tessendo, e quello che è la preziosa tela che lei tesse la sta raccogliendo in questa cesta rappresentata accanto a lei. Maria è resa dal mosaicista con le apparenze, con le sembianze di un'imperatrice, una regina. Infatti ha una corona in testa ed è vestita e abbigliata con una veste molto ricca, molto nobile. Secondo i Vangeli apocrifi, Maria sta tessendo il velo del Tempio, quello che veniva utilizzato, quello che serviva a separare il Santo dei Santi, il luogo della presenza di Dio, dal resto dello spazio profano, cioè il luogo degli uomini. E quindi è chiaro il messaggio che vuole dare qui il mosaicista. Maria tesse nel suo grembo colui che un giorno avrebbe abbattuto ogni separazione, avrebbe realizzato, diciamo così, questa unione intima tra l'uomo e Dio, perché questo telo del Tempio, come ci informa l'Evangelista Matteo, verrà stracciato, verrà diviso proprio da cima a fondo nel momento della risurrezione di Gesù. Allora, quello che adesso è interessante è sapere che con l'invio di Gesù, che trova la sua origine proprio nell'Annunciazione, Dio vuole entrare in relazione con l'uomo, con la sua creatura, soprattutto vuole creare una relazione profonda con la sua creatura che si chiama preghiera. Quando noi entriamo in relazione con Dio, non facciamo altro che pregare, e in questa relazione profonda l'uomo può fare esperienza dell'amore di Dio, può avvicinarsi a Dio e soprattutto sentire quanto è amato da Dio. Nel mosaico vediamo in alto l'Arcangelo Gabriele che arriva sopra Maria e sta indicando lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Chiaramente il mosaicista rende plasticamente quello che è scritto nel Vangelo, in cui l'angelo, rivolgendosi a Maria, dice: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra." Infatti sarà proprio lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, che renderà possibile il miracolo dell'incarnazione, vale a dire Gesù che si fa uomo nel grembo virginale, vergine appunto di Maria. Alla sinistra di quest'ultima, di Maria, sono rappresentati due personaggi, due angeli che dialogano fra di loro. Alla destra, un essere celeste, probabilmente si tratta dello stesso Arcangelo Gabriele che è planato sulla terra, che sta dialogando con Maria. Invece, un quarto personaggio si rivolge direttamente verso lo spettatore, in qualche maniera quindi lo chiama in causa, invitandolo a contemplare, a rendersi conto di quello che è il grande mistero che si sta realizzando in questo momento, vale a dire Dio che si incarna nel seno di Maria. La ricca veste di Maria, come dicevamo, e soprattutto lo sfondo d'oro che si vede qui in secondo piano, rivelano come ogni creatura condivida con Dio la sua regalità. Perché? Perché ogni creatura, ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, soprattutto perché ogni uomo è costato, cioè per ogni uomo Dio, cioè Gesù, ha donato il suo sangue, ha donato tutta la sua vita, fino addirittura ad arrivare alla morte di croce. Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, afferma che Dio ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Questa vicinanza, questa compagnia tra l'uomo e Dio ci rimanda al libro della Genesi, quando Dio scendeva nel giardino dell'Eden e passeggiava con l'uomo, con Adamo.
anche se a un certo punto però l'uomo si nasconde, si allontana da Dio, ma Dio continua a cercare l'uomo, Dio continua a cercare la pecorella smarrita, attende il figlio il prodigo, come secondo la celebre parabola raccontata da Gesù, che ritorni a lui per poter fare festa con lui. Quindi è un Dio che instancabilmente bussa al cuore dell'uomo perché questo gli apra e possa entrare e fare festa con lui. Maria, per quanto scossa dall'annuncio dell'angelo, risponde con il suo sì, il suo eccomi. E questo eccomi si intreccia a quello del figlio suo, di Gesù, che nel momento dell'agonia, un momento pesante, un momento difficile nella vita di Gesù, anche lui si dice sì a Dio e soprattutto si affida a Dio, obbedisce alla sua volontà. Entrambi, cioè Maria e Gesù, sapevano molto bene che il loro atteggiamento non era una fede cieca, ma era una disponibilità a collaborare con Dio per il suo disegno di straordinario di salvezza per ogni uomo. Allo stesso modo, nel momento dell'incarnazione, allo stesso modo nell'evento dell'incarnazione che si realizza nella piccola casetta di Nazareth, che era la casa di Maria, qui rappresentata dal mosaicista proprio dietro ai due angeli che stanno parlando tra di loro, Dio viene a cercare ogni uomo ad abitare in mezzo a loro perché ciascuno possa godere della presenza di Dio e soprattutto possa fare esperienza di quanto è amato da Dio e quanto questo amore possa essere utile per la sua vita. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.